che... Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. È davvero straordinario ciò che sto vedendo davanti a me. E sento il bisogno di ringraziare coloro, suppongo in primo luogo la giunta, il sindaco, i suoi collaboratori, la parrocchia, che hanno provveduto ad apprestare questo fantastico scenario per questa celebrazione, che sarebbe dovuta essere una celebrazione di ripiego, ma invece per una serie enorme di segni, la suggestione del luogo prima di tutto,
la presenza congiunta delle reliquie dei santi patroni, la vostra intensa partecipazione, la rende assolutamente unica. Io vorrei che fosse così. È la prima grande uscita dopo la pandemia. Un evento disastroso, forse quando era il momento l'abbiamo vissuto in maniera incosciente. Ora ci rendiamo conto di che disastro sia stato, anche da un punto di vista religioso. Bene lo streaming, bene le messe, tutte cosine simpatiche, mi verrebbe da dire giochetti amabili, anch'io ci ho giocato con questi tra piccoli, però la Chiesa è comunione, è incontro, è persone, è uscita, è missione, è annuncio, è strada, è piazza. E ne vediamo, ne sentiamo questo dramma dell'interruzione, soprattutto nelle giovani generazioni. E non mi riferisco solo alla mancanza di catechismo, ma mi riferisco a traumi e scossoni. Si riparte. Ma come si riparte? Guardate, io ne sto celebrando tante di messe così, ma uno spettacolo come questo non l'avevo mai visto da nessuna parte. Questa è Nefi. E mi piace sottolineare questa realtà, perché vorrei che fosse una messa che collega il passato e il futuro. Guardate, il Covid ha messo a nudo e le sue conseguenze. Le chiese che stentano a riempirsi, i ragazzi che non trovano più la via della chiesa, la fatica di ricominciare con l'oratorio, non soltanto per ovvi e indispensabili motivi di prevenzione anticontagio, ma per distacco, di rilevanza. Che siamo in epoca di passaggio siamo tutti convinti. Io non credo alle statistiche che riportavano oggi i giornali, pesantissime, però sicuramente è il momento di domandarci come recuperare la nostra collocazione sulle vie del Vangelo in un incontro rinnovato con la gente sulle nostre strade e nelle nostre vite. È il tema della liturgia di oggi. È il tema splendido che invita una cristianità a recuperare il vigore, la luminosità con cui lo sposo illumina la sposa, la Chiesa. Qui tutto parla di Chiesa, eh? I santi, il vescovo, i sacerdoti, l'assemblea, la luce di Cristo sposo illumina la Chiesa. E la Chiesa come deve fare per far fare una bella figura allo sposo? Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
intercessione dei santi martiri e vescovi Tolomeo e Romano ci hai fatto giungere alla vera fede. Per loro intercessione concedici che, disprezzando le opere delle tenebre, conseguiamo il premio promesso ai tuoi fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, il tuo amore è per sempre. Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Signore, il tuo amore è per sempre. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Signore, il tuo amore è per sempre. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo, invece, lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Personalmente sto vivendo questa serata con una particolare intensità, proprio perché la vivo carica delle sfide di cui abbiamo parlato iniziando la celebrazione. Quale futuro? A quali condizioni un futuro per la fede cristiana e per la Chiesa in questa città di Nepi? È chiaro che dovrebbe essere una domanda che ci rivolgiamo continuamente, però l'evento che è capitato quest'anno, la frattura che si è prodotta e il fatto stesso di interrompere una processione così importante per farla qui, dove forse il Signore ci ha preparato qualche grazia di più, ci dice comunque che non è un anno come gli altri e non è una retorica semplicemente ricorrente. Ci guardano i vostri santi patroni. Noi abbiamo dato la vita, ci dicono, voi cosa siete capaci di fare per questa fede? Mi è tanto piaciuto vivere un contatto di grande vicinanza alle reliquie dei due fondatori. E la città delle chiese medievali affrescate. E che fede, e che impegno, e che testimonianza nel centro storico. E la chiesa dei Borgia. Non è stato un gioco per me organizzare un convegno 2 o 3 anni fa per restituire a questa famiglia
la dignità che gli spetta. Troppo facile demonizzarla, troppo facile stare al gioco dei nostri avversari che approfittano di tutto per gettarci il fango. Vediamo, vediamo. È la città Nepi del 600 e del 700 delle confraternite. È la città di Cecilia. Certo, come dire, l'intento è troppo grosso per poterlo sviluppare stasera. Cosa serve? Tocca a noi, eh? Io me lo sento sulle spalle. Sarà forse anche per questo, oltre che per l'artrosi, che da qualche anno le spalle vanno un po' giù. Me lo sento. Voi cosa trasmettete? La vostra è stata solo un'epoca che ha contestato tutto, che ha demolito tutto, che ha conservato qualche forma. Ma dov'è il Vangelo? E noi lo chiediamo stasera a lui: parlaci e dici dal Vangelo cosa ti aspetti da noi. Ti aspetti anche molto di più, ma intanto parlaci da questo Vangelo. È un Vangelo che molti di noi conoscono a memoria, a memoria. Tu sei pietra, su questa pietra, lo conoscono a memoria. Eppure, e hanno anche l'impressione che il Vangelo dica che le porte dell'inferno non prevarranno, lo dice. E noi ci crediamo, altro che. Ma il Vangelo ci fa bene. Primo, quando ci si accorge che parla a noi. Secondo, quando ci pizzica. È il diavolo che ci annisce il pelo per rubarci l'anima. Cristo, per riprendersi l'anima, ci spuncita. E guai a noi quando riusciamo o ci illudessimo di riuscire a neutralizzare il Vangelo, a sterilizzare il Vangelo, a togliergli la sua carica provocatrice. E che c'è di provocatorio nel testo del Vangelo di oggi? Tutto. Se non è qualcosa che provoca, non è Vangelo. E noi. L'elemento cardine su cui io vorrei invitarvi a riflettere, come un gancio o come un moschettone attaccato alla montagna dove si passa la corda e si va su, è quella frase che dice Gesù a Pietro: beato te, perché nella carne né il sangue te l'hanno rivelato. Carne e sangue vuol dire la tua intelligenza umana. Ma il Padre mio che è nei cieli. In realtà, se voi andando a casa ci avete una Bibbia o un Vangelo sul comodino, prendete questo capitolo del Vangelo di Matteo, capitolo 16. Il testo di oggi comincia dal versetto 13. Guardate cosa c'è, dal versetto 1 al versetto 12. Un liscio busso ai discepoli che solo Gesù sapeva fare. Li chiama uomini di poca fede. Li chiama persone che non ci hanno capito nulla. Li fa toccare con mano il fallimento, il privilegio, ascoltatemi, la grazia del fallimento di non averci capito nulla. Che ora sono vergini di testa per capirci di più. Come sapete, il Vangelo dall'inizio alla fine ha un solo tema, una sola questione. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Poveri noi, poveri noi,
se pensiamo che la questione sia chiarita, sia finita e che noi lo sappiamo. È finito tutto. Come un matrimonio dove si dice la moglie del marito ha visto, no, non ci no, non è fatto. Non c'è da aspettarsi più niente di nuovo. E parlate bene che io non vengo ad annunciare chissà quale quinto, sesto, settimo Vangelo. Gli unici che nei primi capitoli del Vangelo hanno capito tutto di Gesù, vi ricordate chi sono? Chi sono quelli che gridano, io so chi sei, il Santo di Dio, stai fermo, tu sei il Santo di Dio. È Satana. Sono gli ossessi. Mentre gli apostoli galleggiano e boccheggiano, i demoni sanno, ma sanno allo scopo di tenerlo a bada, di tenerlo a distanza, di neutralizzarlo. A loro non gliel'ha detto il Padre, a loro gliel'ha detto la carne e il sangue, gliel'ha detto quelle strane vie demoniache che li rendono al 99% sapienti e potenti, gli arconti di questo mondo, dice Paolo ai cristiani di Corinto, i dominatori di questo mondo, che hanno capito tutto di Gesù, eccetto una cosa, che la sua caratteristica è morire per amore. E qui Satana inciamperà. Che differenza c'è fra la confessione di Cristo dei demoni e la confessione di Cristo di Pietro, ispirata da Dio? Non vengo qui, Dio mi liberi, a tracciare una linea di buoni e di cattivi. Ho fatto troppo a lungo il capoclasse nelle vent'anni, mi viene toccato a scriverlo nella lavagna, è il secchione di turno, come potete immaginare. No, no. Non è un voler fare una distinzione e dire voi fuori e voi dentro. Questo non è il Vangelo. Il Vangelo è sempre voglia di recuperare, ma voglia di far crescere, non recuperare, di dire giù giù, entrate, ciccia per tutti. No, 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 no. Il Vangelo è voglia di recuperare. Il Vangelo è capacità di passare in questo settore per il futuro cristiano di lei, insieme a molte altre questioni. Rimaniamo su questa, è già lungo il mio dire. Il Vangelo, la parrocchia, la parrocchia, la chiesa, la comunità cristiana, è la madre che ci prende per mano per farci passare da un Cristo che riconosciamo il Santo di Dio, ma di cui ci teniamo a stare a distanza, a un Cristo che, ispirati dal Padre, riconosciamo Figlio di Dio e desideriamo seguirlo, perché l'abbiamo scoperto come grazia, come libertà, come dono di vita. Cos'è la chiesa? Quanto vorrei, capite, parlare con voi, quanto vorrei avere tempo per poter discutere, ma questa è la parrocchia, posso venire a fare il parrocone di me, il super parroco, ma su queste cose voi vi interrogate. Voi non sarete nella confraternita a vestirvi così se non vi domandaste gli altri come mi guardano, gli altri come la pensano. Ma quanta gente c'è a me, secondo voi, che lucidamente nega che Cristo sia figlio di Dio? 10%? No, ma non è bisogno. Forse quelli che vengono da Roma, ma non li voglio demonizzare, una minima percentuale. La differenza non sta tra chi lo riconosce figlio di Dio e chi lo riconosce figlio di Giuseppe, di un uomo. La differenza sta tra coloro per cui figlio di Dio è troppo impegnativo
e quindi preferisco sentirmi a posto così come sono, mi va bene così, perché se tu entri mi scompagini, butti giù i miei altarini, mi imponi di ricostruirmi. Mica tanto, dice, e chi ci hai preso? Io parlo veramente a voi, carissimi fratelli e sorelle delle confraternite e a tutti i popoli di Dio. No, no, io non l'ho preso per nessuno. La conversione non è passare da terrorista a Nobel per la pace, ammesso che tutti i Nobel della pace siano il contrario dei terroristi. No, no, la differenza è fra chi pensa che Dio sia il senso del dovere, come le tasse a cui lavorare il meno possibile e più diluito possibile, e chi pensa che Dio sia l'affare della vita, che più ci sto alla larga più ci metto. Dio non ci chiede un'adesione a tutti i costi. Non avete ricevuto uno spirito da schiavo, ma uno spirito da figli. Satana non è minimamente interessato a distaccare gli uomini dalla fede, purché la fede sia paura o interesse. Paura o interesse, non ha nessun problema. L'aveva suggerito lui a Cristo: moltiplica il pane, dai le pietre in pane, fai un altro tavolo. Paura e interesse. Satana non accetterà mai che l'uomo possa voler bene al Signore per amore, non per interesse, per risposta a quello che lui ha fatto. E se non è questo, non è fede. Ma non lo dico per dire, e chi non ha preso tutti fuori, la Chiesa si sta a posto. In Paradiso sarà così, qui no. In Paradiso chi non è arrivato all'amore puro rimane fuori a darsi una ripassatina di fuoco del purgatorio prima di entrarci. Qui no, qui c'è un percorso. Ma io vi prego, mettetevi la domanda grande: chi è il vero sapiente, chi è il vero saggio? Quello che gioca con Cristo in una trattativa di sconti, di abbassamenti di prezzi, di furbate, o chi ama? Voi, credo, amate. E amate, ricordatevi che è la stazione penultima del binario, poi dopo viene la fede, poi viene l'amore. Quando uno per amore ragiona che io non sono più il centro del mondo, c'è qualcuno più importante di me, che è mio figlio, mia moglie, mio marito, c'è qualcuno. Io non sono tutto, io non sono il mio Dio, la mia vita sta meglio messa nelle mani di chi la custodisce e la valorizza per coltivare la sua, che a giocherellare con la mia libertà, e gliela do. Da qui a Dio, amici, il passo è vero. Diciamolo ai santi Tolomeo, San Romano filosofo, siamo stati un po' confusi, San Romano intorcinati, ma tu ci capisci, ti chiamavano filosofo, dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, ora è più difficile che ai tuoi tempi, ma questo popolo rifletterà. E stasera, per quello che si può, la grazia di Tolomeo e la grazia tua li raggiunga, li incoraggi, li accarezzi e li porti felici alle loro case. Questo spirito e questi sentimenti rinnoviamo solennemente la nostra professione. Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo.
che per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Riuniti in questa solenne, insolita e splendida celebrazione eucaristica, per fare memoria del martirio dei santi Tolomeo e Romano, patroni della città di Nepi, eleviamo al Signore Gesù con la viva fede la nostra preghiera, perché con la loro potente intercessione ci ascolti e ci esaudisca. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Santo Padre, il Papa Francesco, perché Dio lo illumini e lo sostenga nella sua missione al servizio della verità, dell'unità della Chiesa e della pace fra i popoli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Vescovo Romano, successore dei Santi Tolomeo e Romano, alla guida pastorale della nostra Diocesi, perché goda sempre della protezione dei Santi Patroni e sia confortato nella docilità e fervore dei fedeli a lui affidati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le famiglie della nostra città, perché per intercessione dei nostri santi patroni Tolomeo e Romano accolgano con disponibilità il dono della missione e, aprendo le porte a Cristo Salvatore, trovino rinnovato amore e slancio nel rapporto con Dio Padre e con i fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri ammalati, i disoccupati, i soli, i lontani da Nepi, perché sentano la vicinanza di Dio nel suo amore preferenziale e sappiano ritrovare in Lui la vera speranza e sentano il conforto della nostra preghiera, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le vocazioni alla vita consacrata e religiosa, perché quanti si sentono chiamati da Te, o Signore, sappiano rispondere con fiducia piena e totale abbandono alla Tua volontà, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri defunti che ci hanno preceduto nel segno della fede, perché dopo le fatiche e le lotte di questa vita siano uniti ai nostri santi martiri nel regno di Dio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui presenti, perché sappiamo impegnarci evangelicamente nella vita quotidiana, perseverando nell'ascolto della parola del Signore, nella preghiera e nell'amore fraterno, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Concedi, Padre, a questa comunità cristiana e a noi, i suoi pastori, di saper riconoscere i segni della Tua grazia, le aperture che ci offri, le strade che ci dischiudi davanti attraverso i moderni deserti, e cammina con noi per riuscire a percorrerli insieme a questo popolo verso la terra promessa dell'incontro definitivo con Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo in memoria dei santi Tolomeo e Romano, che hanno versato il sangue per la fede, e concedi anche a noi di perseverare con la fortezza dei martiri nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, i santi martiri Nepesini, Tolomeo e Romano hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi, uniti con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Romano e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Santi Romano e Tolomeo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola e io sarò salvato. La comunione rimaniamo ai nostri posti, passeranno i ministri. Chi vuole ricevere la comunione rimane in piedi. Thank you.
carissimi Santi Tolomeo e Romano, a nome del popolo di Nepi, vi prega umilmente l'ultimo successore in questa Chiesa benedetta. Ci affidiamo alla vostra preghiera davanti al Signore, insieme a quella di tanti santi fedeli, sacerdoti, religiosi, vescovi, San Pio V, Deving, Olivares, Monsignor Gori, solo per nominare gli ultimi così presenti nel cuore delle persone. Un occhio appena appena attento scorge in questo popolo, in questa terra, segni e possibilità di Vangelo. È un popolo, cari santi patroni, che non si è mai dimenticato di voi, che si ritrova intorno alla vostra memoria non soltanto un giorno l'anno. Ci sono degli spazi. È un popolo che vuole intraprendere e crescere anche nella fede. Insegnateci a camminare sulle vie del Vangelo, a liberarci delle zavorre, delle nostre piccole divisioni, dei giudizi, delle stanchezze, delle sfiducie. Sostieni l'opera dei sacerdoti, anche loro sono dei missionari venuti da lontano. Aiutati ad avere un cuore sempre più grande e una lingua sempre più capace di intendersi con il linguaggio di questo popolo benedetto. Restituite fiducia agli stanchi, la possibilità di anche oggi di incidere nella vita come è stato ai vostri tempi. Ricordatevi di noi presso il trono del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e di Maria Santissima. Amen. Preghiamo. Infondi in noi, Signore, la sapienza della croce, che ha illuminato i tuoi santi martiri e vescovi Tolomeo e Romano, perché fortificati da questo sacrificio aderiamo pienamente al Cristo e collaboriamo nella Chiesa alla redenzione del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dei Santi Tolomeo e Romano, patroni della nostra comunità cittadina, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nei Santi Tolomeo e Romano la forza vincitrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nei Santi Tolomeo e Romano ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, li renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. Prima della benedizione finale non posso fare a meno di ringraziare di nuovo tutti quelli che hanno collaborato a un allestimento di questo genere. È signorile, è pensato bene, ve lo dico proprio con tutto il cuore, e voi vi rendete conto quanto bisogno abbiamo quando vogliamo pregare di anche di segni esterni. Immagino che la parte più importante l'abbia fatta ovviamente il Comune, la Giunta, e quindi vi ringrazio voi e tutti. Prendiamo spunto da queste performance per dire che, come dice una vecchia poesia, negli italici cor l'antico valor non è ancora morto. La messa è finita, anzi, la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Va bene, dai.